Sono più di 100 le pagine nelle quali Roberto Zucchetti, il coordinatore del dibattito pubblico sulla linea di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, ha consegnato ieri nella relazione finale con la quale a Salerno, a Palazzo Sant'Agostino, sono state presentate le criticità e i temi raccolti sul territorio in merito al progetto proposto da RFI. Finanziato dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, il progetto parte dall'8A1 Battipaglia-Romagnano, un tracciato di 35 km tutto compreso in provincia di Salerno, sul quale non sono mancati momenti critici e confronti con le amministrazioni comunali. Durante i 6 incontri online e di 7 sul territorio che hanno preceduto la presentazione della relazione finale, Zucchetti ha citato aneddoti come il sopralluogo a Sicignano degli Alburni, direttamente in uno dei capannoni che dovranno essere abbattuti per fare spazio alla linea ferroviaria, ma anche spiegato con puntualità come gli esperti hanno mostrato ai sindaci che chiedevano di variare il tracciato le motivazioni che li avevano spinti a scegliere soluzioni diverse. Tra le 50 questioni raccolte nella relazione finale, per ammissione dello stesso Zucchetti, quella dominante resta il tratto cilentano con il Golfo di Policastro che teme di restare fuori. Il tema dominante è la preoccupazione delle popolazioni del Golfo di rimanere esclusi. Allora, questa preoccupazione va presa in considerazione, ma bisogna aprire con loro un dibattito, un dialogo, per capire come può essere servita la popolazione del Golfo, perché ognuno ha come in mente: per essere servito devo avere la stazione nel mio comune, il treno ad alta velocità fa poche fermate, quindi questo è il primo tema. Poi abbiamo avuto una serie di temi più locali, di attraversamento, di problematiche, però io sono molto contento del dibattito che c'è stato. Presenti all'incontro numerosi sindaci, il dibattito si è concluso con l'intervento della commissaria straordinaria amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani, alla quale è spettato il compito di delineare i passi successivi da compiere, a partire dalla conferenza di servizi, ricordando che condivisione e confronto non potranno prescindere dai tempi. La scadenza prevista, abbiamo detto, 16 giugno conferenza dei servizi si chiude, se tutto va bene. Adeguiamo il progetto, dobbiamo fare alcuni adeguamenti progettuali, se ci fossero delle prescrizioni a questa approvazione il 16 giugno bisognerà riallineare il progetto, non è un grande lavoro, qualche settimana, e poi pubblichiamo la gara, perché qui la gara la facciamo sul progetto di fattibilità tecnico-economica, non facciamo un altro step di progettazione, lanciamo la gara. Di solito ci vogliono 3 mesi a concludere una procedura di gara di questa portata. E quindi noi, se la lanciamo per il mese di luglio, noi in 3 mesi, quindi prima della fine dell'anno, abbiamo individuato l'appaltatore che dovrà lui sì realizzare la progettazione esecutiva e ci vorrà qualche mese, e poi realizzare l'opera. Noi nel 2026 dobbiamo aver finito, perché altrimenti perdiamo i soldi del PNRR e non se ne parla proprio.